Allora, a parte che dobbiamo fare gli auguri a Michele perché è il suo compleanno, come ricordava stamattina. Adesso però, prima di fargli gli auguri, lo lasciamo raccontarci un po' le sue esperienze del client side, perché lui è molto bravo sugli attacchi client side, e quindi molto interessante il talk di adesso. Stay tuned, come si suol dire. Buon lavoro, Michele. Grazie, grazie. Dopo il momento di bontà, torniamo a essere cattivi. Quindi, allora, il talk ha questa outline, quindi innanzitutto vi farò una bella analogia tra phishing, cioè pescare, e fare phishing, cioè attacchi di phishing, mandare email e bucare la gente. Poi parleremo di questo script, di questa serie di script che ho sviluppato tempo fa, che non sono ancora pubblici, che usiamo internamente per fare questa roba in modo più automatizzato. Comunque c'è un eco bruttissimo. Ma sì, no. Ok, e poi parleremo di timings, quindi vi spiegherò quando è meglio mandare gli attacchi in modo da massimizzare le probabilità di successo. E poi alla fine, se abbiamo tempo, la parte di Autorun Rune Engine in Beef. E prima di quello, la parte più interessante, cioè tre attacchi reali che verranno descritti abbastanza in dettaglio, anche se anonimi ovviamente. Ok, io ho scritto questo libro con altra gente, la gente di Beef, progetto Beef, ascolto black metal come il nostro buon Claudio, ho la mia compagnia in Polonia e faccio un po' di tutto, web app security, code reviews e appunto client side. Tempo fa pescavo pure, facevo self casting, poi ho smesso perché era troppo costoso, alla fine ora faccio solamente phishing di altri tipi di target. Quindi perché fare phishing? Basta una quote da un vecchio Grack che tutti dovrebbero seguire su Twitter: give a man a zero day and he will have access to a day, teach a man to fish and he will have access for life. Cioè, non c'è neanche bisogno di tradurlo, dai. Era abbastanza hot come topic su Twitter. E c'ha ovviamente completamente ragione, e vedrete che tutta la roba di cui parleremo non c'è neanche la menzione dello zero day. Quindi l'analogia è questa. Cioè, io che pesco in Sardegna, invece quei puntini, non so se li vedete, sono praticamente vittime connesse a Beef, che hanno cliccato su link mandati in vari modi. Considerations, allora, il fatto è che se peschi pescando per anni, ti accorgi che pescando sempre nei soliti punti devi avere ad esempio il fluorocarbon, diminuire diciamo il diametro della linea, usare ad esempio ami più piccoli. Quindi questo avviene per i pesci, per le persone si usano ancora praticamente attacchi di 15 anni fa, capisci? Quindi ad esempio Office Macros, HTA Files, pagine clonate dove c'è un form con un'autenticazione e il dominio cambia di un carattere, la gente non lo nota e mette la password e poi tutti riautentichi perché nessuno usa two-factor authentication. Exe Files che sembrano PDF, va ancora alla grandissima anche Windows 10, quindi alla fine, ma voglio dire, cioè, perché vai a spendere soldi a comprare Zero Days? Quindi, quando il discorso è questo poi alla fine della fiera, che se fai questo tipo di attacchi di phishing tutti i giorni, o tutte le settimane, o almeno 3-4 al mese, devi ottimizzare le tempistiche, cioè tutte le parti di configurazione che puoi automatizzare vanno automatizzate. Quindi il fatto è che una volta che ottimizzi scrivendoti degli script che ti tirano sulle cose da sole, poi riesci a avere più tempo per fare altri task, tipo fare reconnaissance, fare un payload customizzato per post-exploitation, eccetera. Ovviamente i pattern li identifichi dappertutto, incluso quando fai phishing, e poi una questione fondamentale è che una volta che buchi o che qualcuno catturi le credenziali di qualche vittima, la cosa fondamentale è di essere veloci, perché non puoi mai sapere in quanto tempo la vittima poi si accorge di cosa sta succedendo.
Ora, badass phishing, questo praticamente è Fish Lulz, che è appunto una cosa che non ha ancora rilasciato, scritta in Ruby, che quello che fa è tira su delle macchine virtuali su Amazon, dove Beef, Phishing Frenzy, che è un altro tool per mandare email, fare mass mailing con template in HTML, tutto tirato su in automatico con anche la parte di Metasploit e Empire, in modo che tu praticamente dici allo script il dominio su cui vuoi tirare su la roba, e semplicemente dopo quello lui fa partire le macchine virtuali, ti connetti e comincia a configurare il tutto. Ora, questo ovviamente fa sì che il deployment sia super veloce. Le features correnti sono praticamente il mass mailing con il template HTML. Questa è una figata, perché ad esempio se usi The Social Engineering Toolkit, cioè mandi mail.txt, cioè in plain text, che è una cosa che non esiste. Supporto per HTTP e HTTPS, credential harvesting in automatico, e poi fa la parte di Beef integration, cioè quando la vittima clicca sul link, quello che succede è che l'operating system e il browser vengono fingerprintati, quindi hai esattamente la versione, il tipo di plugin installati, a quale patch è arrivato, eccetera, e tutto con la geolocation offline tramite GeoIP, scusate. L'ho detto live. In ginocchio su Ceci. Tagliate. Quindi, automatizzare gli attacchi client side con Beef. Questa è la parte più importante che vedremo alla fine, se c'è tempo, perché la parte di attacchi reali sarà la parte più interessante sicuramente anche per voi. Comunque, altre features che abbiamo al momento sullo script sono il fatto che c'è una certification authority locale che genera praticamente dei self-signed certificates, in modo che tu quando ti connetti in HTTPS all'admin panel del tuo tool di phishing non devi poi fare un vecchio SSH tunnel, che poi si vedrà nel video, in realtà un vecchio video. Il fatto che una volta che hai un templating system, se tu fai, una volta che fai reconnaissance e vedi che sono tutti su Outlook Web Access, modifichi semplicemente il pretext, ma poi in realtà la parte di web mailing, la parte di web development che c'è dietro, di cloning, cioè c'è il template, lo fai partire, è finito. Quindi cambi il footer, cambi magari il subject, il copyright e sei a posto. Veramente molto più veloce. Poi ci sono già un bel numero di template, prima o poi rilascerò questa roba, magari l'anno prossimo. Michele? Sì. Non vorrei invitarti a spogliarti, ma stai gocciolando sudore, non vuoi toglierti sì, la felpa? Cioè... Torno subito, aspetta. Ok, puoi tornare adesso. Ok, quindi una volta che tu hai una roba del genere per tirarti su le macchine virtuali e avere tutti i template pronti, quello che poi rimane attualmente manuale è il creare, cioè registrare praticamente il dominio, modificare il DNS zone file e cambiarti i template in caso che serva. La parte di registrare il dominio l'avevo parzialmente automatizzata con l'API di Namecheap, che è uno dei pochi che espone un'interfaccia a REST, ma non è ancora finito. Vantaggi di praticamente avere tutto su Amazon è che se uno ti fa il blacklist dell'IP, tu fai un reboot e prendi un altro IP. Uno, sì. E in più, vabbè, ovviamente la reputazione degli IP, Amazon, se tu servi degli eseguibili, è una cosa che viene considerata, quindi Amazon sempre good reputation. E poi super cheap, cioè $5 a settimana, con una small instance va benissimo fare tipo campagne di phishing con 300-400 target, solamente Metasploit cose del genere, e realmente, quindi molto, veramente molto cheap. Quindi il discorso qua sul cost analysis è che avendo
usando roba come Amazon oppure SendGrid per mandare le email, anche se è un servizio di marketing, ma non hanno mai detto un cavolo, quindi fa sì che riesci a bypassare qualsiasi anti-spam o reputation filter, la mail arriva dappertutto e anche l'IP dove poi la persona si connette va bene, cioè non c'è problema. Il punto è questo, che poi risparmi ovviamente sul costo di deployment in tempo e anche in costi poi effettivi, e poi in realtà il soldo lo vai a spendere su altre cose, cioè ad esempio spendere più tempo per fare la parte di reconnaissance, fare user impersonation per bene se il cliente lo abilita come feature, pivoting, e poi vabbò, se ti serve proprio comprare degli zero day li compri. Ora, per far partire il video, vediamo. Esco. Questo. Non parte nessuna reverse shell, cazzo. Allora, questo è FishLulz, la versione di qualche mese fa, l'unica differenza è che non c'è più un tunnel SSH per collegarsi alla macchina, ma appunto c'è una certification authority locale che viene usata per gestire HTTPS self-signed. C'è un comando, ad esempio list, che fa vedere tutte le macchine virtuali che stanno girando al momento, quindi ogni cliente ha una macchina virtuale su, tutto compartmentalized, e anche diciamo in modo da non creare casini. Tu nomini ogni macchina virtuale per una campagna di phishing e poi, o per un cliente, poi tiri su e butti giù come finisci. Qua praticamente cominciare una nuova campagna di phishing, quindi nome della macchina virtuale, questo adesso è il sottodominio dove viene mappata l'admin panel, dove tu puoi gestire tutto il tool, che ovviamente deve essere una cosa non indovinabile via subdomain brute forcing o domain guessing. E poi praticamente la terza cosa che ti chiede in input script è quale sito vuoi clonare, cioè quale sito sarà quello poi che apparirà nel link della mail, diciamo. Poi dopo qualche minuto, perché Amazon è un po' lento, poi una volta che parte la macchina deve aspettare un minuto che parte anche il server SSH, quando parte tutto, questo ovviamente è velocizzato, lo script praticamente si collega via SSH, cambia una serie di file di configurazione per far sì che tutto il sistema sia configurato per questo specifico dominio che vuoi usare per fare phishing. Dopodiché qua c'era ancora appunto il vecchio script che facevi un SSH tunnel perché l'interfaccia era in HTTP, ora è tutto in HTTPS, quindi l'SSH tunnel non serve più, ma ora ci collegheremo all'interfaccia di amministrazione del tool di phishing. Questo, anzi, prima, una volta che la macchina è partita, abbiamo l'IP pubblico, stiamo modificando DNS on file su GoDaddy del nostro dominio di phishing, quindi hai vari CNAME record, tipo appunto l'admin panel, il fatto che si usa poi SendGrid e altre cose, poi SPF, DKM records, scusate, che in pratica fanno sì che tu, siccome usi SendGrid, ti dia la mail in spam. Questa roba che praticamente di fatto, se non dire, l'application una pagina web
aree procedure. HTML. Cellulare. Vecchio cliente. Servire tutto. Qua su che utilizzare solamente piattaforma su BIF, nella shell di destra è un file JSON che definisce la regola, cioè il fatto che vogliamo automaticamente far girare un modulo di BIF solamente se i criteri di fingerprinting che vedete in alto sono rispettati. In questo caso vogliamo far girare l'exploit appunto HTA con poi tutto il pretext che verrà mandato nella email che vedrete in un secondo, dove proprio step by step dice la vittima: guarda, abbiamo aggiornato il sito, c'è una nuova tecnologia che si chiama HTA, dagli un allo e vedi un attimo se funziona. Bene o male, con anche gli screenshot, e sembra una cazzata, ma alla fine funziona molto molto bene. Poi ci saranno anche altri esempi molto più interessanti dopo. Questo era per farvi vedere anche un overview del tool, di come è facile poi anche gestirsi, ad esempio, siccome dietro c'è poi Apache con Mod Proxy e con il virtual hosting, ovviamente ti puoi tranquillamente far girare 10 campagne se tiri su una macchina virtuale in Amazon abbastanza grossa, e volendo puoi fare tutto su una macchina, dipende. Solitamente quello che faccio io, tiro su una macchina virtuale, poi se hai 2, 3, 4 campagne sullo stesso cliente, ok, altrimenti fai girare altre macchine. Ok, quindi qua sta partendo BIF, l'attaccante fa partire BIF prima che ovviamente mandi la email. La email qua sta arrivando, questa è una macchina virtuale Windows 8 della vittima, ecco, qui stiamo mandando la campagna, arriva qua subito, ecco qua, e qua appunto la vittima legge e ci sono gli screenshot che lei vedrà. In pratica quello che succede è questo, che due persone per qualsiasi motivo si connettono, magari qualcuno ha fatto un forward, questo si connette da Chrome e come vedete è uccato su BIF, ma niente viene triggerato, quindi non viene servita la HTA. Ovviamente verifichi che tutto funziona, cioè tracci il click in modo univoco, perché quando la mail viene mandata c'è un ID che identifica univocamente nome, cognome
e email ha poi il link che viene generato nella email, quindi sai chi clicca, e poi c'è tutta la parte di correlation con BIF, cioè sai chi clicca, in più sai che browser ha, che versione, operating system, geolocalizzazione, language default, se vuoi mandare poi dei pretext più, non so, in madrelingua. Questo è quello che succede, si connette Internet Explorer, fake prompt in alto, giallo, sono due click che purtroppo il primo non ho mai riuscito a capire come bypassarlo, se fa il secondo allo, questo è demo, altrimenti è completamente silent, non vedo ovviamente lo spawn del command prompt, ma per farvi capire. E niente, finito, cioè praticamente tramite quello tiri su con PowerShell, prendi il payload a Metasploit dallo stage e poi migri e hai praticamente accesso alla macchina come utente non, ovviamente non system, devi fare privilege escalation se necessario, ma comunque hai accesso a tutto quello che ha accesso l'utente, quindi puoi fare screenshot, puoi mandare sul keylogger eccetera. Questo era un video. Oh, ma che è che non si... Scusate la lentezza di Windows, ecco. Ora, una cosa interessante sono ovviamente i timings, ossia quando è che mandate ste email, o quando è che fate le chiamate di phishing eventualmente per chi fa quella roba. Dipende molto dal tipo di reconnaissance che avete fatto sul cliente, ossia se fate ad esempio una reconnaissance su LinkedIn e vedete che il cliente è nel sud dell'Europa, magari mangia una certa ora, se è al nord mangia un'altra ora, quindi ti adatti anche a queste cose. Victim time zone is key ovviamente, quindi una volta la prima cosa che da fare è capire da dove in quel momento la vittima o le vittime sono, quindi proprio dalla compagnia, bene o male è abbastanza semplice, sapete che il target è in Danimarca, allora lì vi adattate. Ovviamente avere l'abilità di schedulare le campagne tramite Sidekick, ad esempio Phishing Frenzy lo fa tramite Sidekick, e tu configuri la campagna e poi dici falla partire alle 6 di mattina mentre dormo e poi vedrò se ci sono delle shell, ad esempio è molto fattibile a livello di timing. Questi tre diciamo che sono quelli che uso molto spesso io, specialmente gli ultimi due, cioè after lunch, dopo pranzo, perché la gente ovviamente è un po', diciamo, sì, usiamo una parola polite questa volta, un po' rimbambita, diciamo, ecco, dal fatto che sta digerendo, perché poi specialmente appunto al sud, in Danimarca magari anche prima, già a luna hanno finito. Thursday o anche, cioè tu da giovedì sera dici per domani close of business devi fare sta roba, e quindi ovviamente la gente lo fa subito di fretta giovedì senza vedere neanche da chi arriva clicca, oppure appunto magari lo fa venerdì. E comunque l'idea è questa, che se tu azzecchi il timing, solitamente l'interazione con la vittima arriva dopo qualche minuto massimo, cioè la terza storia che racconterò adesso, cioè la persona ha cliccato su enable macro su Office in 30 secondi, cioè. Quindi a volte proprio record, fai proprio betting, chi è che clicca prima? Ovviamente un'altra cosa, che più target hai, a volte hai, non so, delle campagne di reconnaissance senza fare proprio compromettere con client side payload, semplicemente un credential harvesting, a volte, non so, hai 500 target o 1000 target, più ne hai e più statisticamente hai le possibilità che avrai un bel success rate, più il numero di vittime si diminuisce, non so, hai 10 persone, e solitamente a livello statistico, cioè, è più difficile fare una grande percentuale di click, almeno dalla mia esperienza di vari anni su questa roba. Ora, queste sono le tre storie, un target governativo, un giornalista e una compagnia abbastanza grossa.
Il primo era un target governativo in Australia, per lavoro Spider Labs. Abbiamo fatto reconnaissance, quello che facciamo è sempre fare per ogni dominio fare un DNS recon di tutti i sottodomini con una lista di 2-3 mila entries, e poi per ognuna, questo è un tool che fa parte di Fish Rules che non, che non ho fatto vedere, per ognuna fai una chiamata get sulla porta 80443 e poi fai il finger, cioè vedi il server header, title, identifichi al volo se il DNS entry c'è, tipo webmail, ma anche se c'è proprio qualcosa di HTTP clonabile, quello è quello che ti interessa. In questo caso c'erano Outlook Web Access e Checkpoint, tutto senza two-factor authentication, quindi praticamente email classica, IT support, Antani, come dicono alcuni. Tra l'altro una cosa molto interessante qua è che ovviamente tu non puoi registrare sotto il TLD gov.eu come non la roba governativa in Italia, no. Quindi quello che puoi fare è invece di, cioè finisce in .co o .com come TLD e usi dash tra gov e tra, ad esempio gov-au.com come quello là, oppure .co o altri TLD, e alla fine veramente, in questo caso manco, non avevamo neanche usato HTTPS, non avevamo neanche comprato il certificato. Abbiamo fatto un clone identico che era già come template, tra l'altro, perché è abbastanza comune, ma non funziona sta roba. No, proprio, cioè, prova, torna indietro. Ma si è piantato? Si è piantato il computer, bene. Io non ci ho messo nulla. Ah, perché c'era un video sotto che girava? Oddio. Ah, ragazzi, cioè, madonna. Oh, dite a quelli di Hacking Team di smettere di fischiare, dai. Oh, io non so cosa fare, cioè qui non funziona. Qualcuno può venire magari a fissarlo, non so. No, veramente, c'è un cazzo. È piantato. Ma va ragazzi, comunque ascolta, io vado avanti senza slide. In pratica, ecco, quello che successe è, mandiamo la mail, target appunto webmail, sottodominio webmail, prendiamo in tipo un paio d'ore, abbiamo il 39% di success rate, c'erano praticamente una 50, 40 target, più di 15 hanno cliccato. Ovviamente domain credentials, cioè scusate, credenziali che funzionano ovunque dove c'è il dominio, quindi VPN sicuramente, usavate questa roba, attaccata Active Directory, quindi le stesse credenziali funzionavano sia per loggarsi nella webmail e fare user impersonation in caso, ma sia anche per loggarsi su Checkpoint e quindi direttamente entrare, oh finalmente, quindi queste sono le statistiche che dicevo. VPN, ci siamo collegati sul Checkpoint, non c'era two-factor authentication manco là,
E poi da lì, senza entrare nei dettagli, visto che era un target sensibile, domain controller dopo il secondo giorno, questo FileZilla uninstaller era poi il dropper, diciamo, finale. Sì, il discorso è che appunto in neanche una settimana tra identificare, appunto fare black box external access, phishing, e poi dopo avevi internal network access, quindi c'è epic, veramente in relativamente poco tempo e di nuovo con poco costo, senza zero days ovviamente. Ora il secondo è un pochino più interessante, è in pratica The Telegraph ci aveva chiesto di fare una simulazione di hacking, cioè su una giornalista in specifico, questa roba è diventata poi pubblica da un po', quindi non avevamo nessuna informazione, sapevamo che era una tipa che scriveva su Snowden, anche roba di leak vari, e poi c'è questo qui l'articolo proprio, che poi lei ha scritto dopo essere stata bucata. Quindi il piano d'attacco era: mandiamo una mail generica come se fosse da LinkedIn, facciamo un fake profile in modo da fare un fingerprint di quale sistema operativo, quale browser usa, se c'è Office, se c'è magari Java outdated, eccetera. E poi dopodiché tre opzioni, quindi la prima era un eseguibile che sembrava un PDF, trick o resource hacker, ancora funzionano, Word document con la Office macro e il trigger in PowerShell, oppure l'attacco che abbiamo visto prima. Ci ha creduto di brutto, e qua è praticamente immediato, 10-15 minuti dopo. Ovviamente quando fate, tornando indietro ai discorsi di timing precedenti, se fate un attacco target da una persona, a volte queste cose sono tutte sballate, nel senso che non sono così reliable se sono pochi i vostri target, quindi in questo caso era 15 minuti, non pochi minuti, ma come vedete era stato un successo, quindi usava Windows, Chrome o non Chrome, poi quello era un dettaglio, ma come vedete c'era Office. Quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo creato un pretext che al tempo, che era ottobre 2014, era abbastanza credibile perché c'erano le elezioni in Brasile, c'erano sempre questi rumor degli inglesi che volevano praticamente mettere dentro loro uomo, e in pratica, insomma, siamo un team di leakers, questa è la password del RAR, fai così e poi dopo, insomma, stiamo aspettando tue notizie. Ed era proprio molto più lungo di questo, era una mail proprio lunga, abbastanza credibile. Sta di fatto che allora poi, visto che avevamo fatto fingerprinting su Windows, usiamo il primo, la prima delle tre opzioni, il .exe, modificato come se fosse appunto un PDF. Ovviamente non potevamo usare zip, visto che avevamo già fatto fingerprint che lei usava Gmail for Business, cioè Google for Business, quindi file name non sono encrypted, e quindi praticamente fanno un grep, fanno una regex sul file name e sei fottuto. Quindi fai un RAR che fa odd 7-zip, RAR alla fine è una bella opzione, quindi bypassava i controlli di Google sugli attachment, exe file con tre modi per connettersi, anche un reverse DNS proprio che non è neanche servito, il reverse HTTPS è andato benissimo, Meterpreter senza problemi, Metasploit, appunto con resource hacker l'icona modificata in PDF, e poi il nome appunto se è punto, pdf.exe fino a Windows 10, a meno che non abiliti un view mode diverso di default, cioè vedi solamente punto PDF e l'icona è quella del PDF, e puoi anche fare un payload che in realtà fa 10 secondi di sleep e poi apre veramente un PDF, però è un eseguibile, quindi puoi fare un eseguibile che embedda un PDF, non c'è problema. Ma non serve, avevamo fatto pure una message box che diceva Adobe Reader could not open the PDF e lei ci ha cascata, quindi abbiamo beccato di nuovo shell, abbiamo fatto privesc in quel caso subito e poi niente, accesso a tutto. Questo per farvi capire che di nuovo senza zero days c'è stato un bel po' di successo, e tra l'altro il plan B era sempre pronto, perché poi quando hai attacchi targeted o mirati con, devi sempre avere ovviamente plan B, plan C, per insomma non essere non preparato se poi ti serve una via secondaria. In questo caso sempre al tempo c'erano i problemi a Hong Kong, giravano queste applicazioni per Android che ti bucavano il cellulare, quindi insomma anche lì siamo un altro team di leaker che abbiamo informazioni su questa roba, però non l'abbiamo usata, avremmo cambiato da exe a office macro ma non si usò.
Ora, la terza storia, non penso che ci sarà tempo per parlare di Beef Autorun Rule Engine, ma vabbè. Allora, sì, The Joy of Pivoting, perché veramente non c'è niente di meglio che fare pivoting nelle reti Windows, cioè, veramente. Specialmente senza neanche usare tipo responder o roba del genere. Allora, il discorso è questo, che quando fate attacchi di phishing, quando si fanno questi tipi di attacchi di phishing, anche senza fare privilege escalation sulla macchina Windows, senza bypassare UAC, senza fare questo tipo di attività, avendo una shell non privilegiata, puoi comunque fare pivoting, cioè modificare il root in modo che quando hai la reverse shell come interpreter puoi fare una scansione sulla porta 445 tutta la subnet, per dire, o sulla porta 80 o 443 dalla macchina bucata, quindi anche a livello di forensica vedi che arriva da lì. Poi se ovviamente puoi fare anche user impersonation e pivoting, cioè muoverti lateralmente e in più impersonare, cioè una volta che prendi le credenziali accesso a webmail, mandi la mail a tutti i contatti dicendo abbiamo un update in Cisco in Connect 4.45, se non lo installate c'è un problema e non riuscirete mai più a connettervi via VPN, se sapete che hanno VPN, anche se non sapete, uguale. Mandate, sì. Dieci minuti in più me li dai, sì? Dieci no. Ok. Che questi poi sono, sì, 40, non 45. Quindi l'ultima è la più interessante. Allora, un grosso cliente in Danimarca che gestiva server per tante organizzazioni, diciamo, ecco. Il target era praticamente solamente l'outsourcing department, era completamente black box, sapevamo solamente che la compagnia era X. Abbiamo trovato subito oltre 20 target su LinkedIn, poi derivi la email da LinkedIn, se fai phishing da tanto tempo sai che ci sono dei pattern per derivare praticamente la email, cioè ad esempio le prime due lettere del nome, le prime due lettere del cognome, oppure nome.cognome, insomma ne provi un po', e poi solitamente a seconda del settore, in Danimarca usano sempre due modi, che non è mai tutto il nome e tutto il cognome, ma appunto i primi due e i primi due. Oppure il primo addirittura, o se ad esempio il nome ha tipo due nomi e un cognome, prima lettera del primo nome, prima lettera del secondo nome e poi così. Quindi, identificato tutta una serie di persone, abbiamo visto anche che in pratica veramente cercavano una posizione di senior delivery management, manager nella compagnia su JobVite, e non è un link di phishing, e in pratica abbiamo creato una fake persona. Abbiamo fatto un documento di cui parlerò in un secondo, un fake CV di una fake persona che era interessata in realtà nel reale job posting. Tra l'altro FireEye, che tendenzialmente non è che mi piaccia più di tanto, ma ha fatto una bella analisi di alcuni documenti maligni che giravano, tipo robot che targetizzava anche Israele, molto probabilmente come quello sotto. Quindi il documento praticamente era questo. Questo è uno screenshot già da avendo shell nella macchina del cliente che cerca di salvare il nostro documento. Praticamente quando apri il documento semplicemente dice, appunto è tutto encoded, come vedete ci sono poche cose che si possono capire, il pop-up non c'entra, è uno screenshot appunto da Meterpreter, la barra sopra è rossa, tra virgolette dovrebbe fare il trick di far sì che l'utente clicchi enable content, ossia far sì che la macro venga fatta girare, perché di default sono disabilitate, no? Abbiamo visto qualche esempio, poi Claudio vi farà vedere più roba, immagino. E comunque insomma il director of operation, tra l'altro, clicca subito, quindi il discorso è questo, che quando la shell si connetteva ovviamente c'era tutta una serie di operazioni che giravano in automatico, ossia droppare a un binario che poi andava a fare persistence tramite boot persistence tramite il registro, SCH task, tutta roba che puoi fare senza fare privesc o bypassare UAC. E poi ovviamente il payload chiamava ogni ora. Il payload era generato con Shelter, che è un tool non open source ma free, che puoi usare praticamente per fare tracing di binari,
legittimi, tipo un uninstaller di FileZilla, per dire, fai il tracing e poi nascondi la shellcode che ti poi triggera il retrieve dello stage di Metasploit, ad esempio reverse meterpet HTTPS, per dire. E poi è fatto in modo ovviamente che bypassi poi gli antivirus, endpoint security, eccetera. Ora, un'altra chicca, diciamo, del documento è che la macro, se tu il documento lo uploadi su VirusTotal o equivalenti, non sembra maligno, il perché ovviamente rimarrà segreto, non lo saprete mai. Ovviamente se siete già, voglio dire, se usate la roba di Symantec, io avrei paura per voi, visto che ovviamente questo payload generato con un tool free ha bypassato completamente endpoint security. Abbiamo avuto 3 settimane accesso persistente non detected, pur avendo questo agent che girava. Questo è uno screenshot di quando fai PS, ed era fully updated quando abbiamo fatto il test. Ovviamente in the meantime Tavis Ormandy si è sfondato in altri modi e ha postato questa roba 2 giorni fa su Twitter, quindi un'altra chicca. E ovviamente poi questo è stato patchato, no, not really, perché questa è tutta roba che viene poi pubblicata tramite Google Project Zero, per chi lo conosce. Ok, quindi una bella parte della terza fairy tale, appunto, di questa cosa di cui abbiamo appena parlato è questa, che senza essere neanche system nella macchina puoi fare comunque un querying del group policy, ad esempio ti becchi vecchie password da sta roba di sysvol, di domain controller, fai tutto con Empire molto semplicemente, molto automatizzato. Fecimo questo, abbiamo trovato delle vecchissime password di 4 anni prima che erano ancora valide per qualche motivo. Ci siamo logati su SharePoint, che era available esternamente senza two-factor authentication. Abbiamo da lì puoi cercare tutte le persone della compagnia, hai anche lo schema gerarchico, quindi sai perfettamente come andare ad attaccare chi e quando, a che indirizzo, a che numero, fare anche il vishing del tipo ma clicchi o no? sì. Ovviamente abbiamo fatto poi tutta una serie di, ad esempio facendo screenshot con Metasploit o usando altri moduli implementati lì, quando fai un enumeration delle share Samba, nel nostro caso abbiamo fatto una serie di screenshot, aveva resource manager aperto, abbiamo visto le share montate, ti connetti e poi trovi, non so, in quel caso copie di backup di macchine virtuali, che poi vai a sapere tanti file VMDK che non è semplice estrudere in queste condizioni. Non so come poi abbia fatto la persona che secondo qualcuno ha bucato anche in team a fare extrude di 350 giga, ma poi qualcuno ce lo spiegherà. Comunque, questa è una limitazione di Metasploit, ho parlato anche con gli sviluppatori, sarebbe bello avere un improvement del download feature, dove in pratica il download feature è aware, quindi è aware del disconnect della shell. Perché quando tu fai sta roba a livelli reali e non a livelli di cialtroneria, hai praticamente le shell che vanno e vengono, cioè laptop di gente che, non so, apre e chiude il laptop, quindi se non riesci subito a muoverti lateralmente, a volte puoi stare anche dei giorni sullo stesso laptop, quindi sarebbe interessante avere una cosa che ti permette di fare download su, quando la shell va su e giù. Abbiamo preso un'altra cosa che puoi fare senza avere local admin, ad esempio fare Skype MD5 retrieval, crack il hash, ti colleghi con Skype della vittima e fai user impersonation, ad esempio da là. Anche il SQLite di Firefox solitamente lo puoi recuperare, ed è un file SQLite dove tu ordini per view count e ti fa vedere tutti i siti che vede la vittima in modo più frequente, e da lì poi hai tutta una serie di altre informazioni per fare attacchi più mirati, ad esempio clonando proprio quei siti che loro vedono, che la vittima vede più frequentemente. Quasi finito, abbiamo fallito a fare Privesca, avevano addirittura la patch su questo bug che è legato a PowerShell, che avevamo modificato anche l'exploit per fare un trigger della shell, perché di default l'exploit che c'è ti apre una shell, c'è un command prompt, e da lì praticamente
Abbiamo fatto tutta questa roba senza avere local admin. Quick video demo, l'ultimo? Tipo, sì, un secondo. 2 minuti. Purtroppo ho perso tempo quando non funzionava sto computer. Qua ne avevo altri di video da farvi vedere, ma purtroppo, vedete questo. Qualche minuto, 3 minuti e mezzo per essere precisi. Allora, abbiamo già creato un payload, il payload che si occupa di file persistenti, che viene scaricato per file a persistenza, con shelter, qua facciamo partire Metasploit, con tutte queste parti di post-exploitation automatizzate. La vittima, appunto, Windows 10, con Office 2007, scusa, 2011. 2013, boh, mi ricordo. Una versione di Office abbastanza recente, non l'ultima. Mandiamo la email, esattamente quello che abbiamo fatto, simile a quello che abbiamo fatto nella terza campagna. Quindi su Gmail, ovviamente arriva tutto, sembra già corrotto il file da preview, e quindi la vittima pensa, beh, forse è meglio scaricarlo. Poi fate conto che quando fate targeting di aziende hanno tutti Outlook e hanno solo, non usano webmail. La webmail se la ricordano quando tu gli chiedi di mettere la password. E qua appunto, appena la persona clicca enable content, con qualsiasi trick, ci sono 1000 che si possono usare, questo è uno dei tanti. Dopo qualche secondo, in basso a sinistra, vedrete che c'è la shell. Via PowerShell, niente tocca il disco finché il dropper che fa la persistenza, che deve essere ovviamente super undetectable, viene piazzato nel file system in automatico. Sì, ovviamente poi a volte hai dei rage replies delle vittime, oppure gente che ti dice ma veramente, dicono il doc non si apre, mi mandi un PDF. Allora poi, allora, quello che abbiamo fatto, siccome abbiamo questa campagna di phishing, abbiamo perso, stavamo cambiando il modo di fare persistenza, ci eravamo dimenticati di mettere SHA schedule task, cioè la persistenza solamente al boot, e quindi in pratica il tipo non si è connesso probabilmente non buttava il computer per giorni, quindi abbiamo perso la shell a un certo punto. Gli abbiamo mandato un'altra email dove appunto, dopo una certa interazione con lui, ci chiede il PDF, gli mandiamo l'exe dentro il RAR che sembra un PDF, e abbiamo beccato di nuovo un'altra shell che ci ha permesso poi di finire il lavoro di pivoting non finito. Ovviamente, come avete visto, hai remote command execution, e poi ovviamente la vittima poi fa il reboot e c'hai di nuovo la shell, non so se si è bloccato qui. Si è impallato. Comunque il video faceva vedere che una volta che fai il reboot, siccome hai la tua bella registry key modificata, current version run, riparte il payload, e quando fai sessions-v sul Metasploit vedi una seconda shell dove il check-in time appunto è di qualche secondo, perché vuol dire che puoi rimetterti a lavorare sulle cose di pivoting. Chiudiamo il video e terminiamo anche. No, non è possibile interagire con questo sistema. Sì, esatto. Si autodistrugge. No, è proprio Wii, cioè Madonna, sto Windows proprio. Si è sbloccato però. Ho proprio piantato di nuovo. Allora, quindi finendo, tutto il toolset appunto è usato per tutti questi attacchi, sempre open source oppure freeware, niente di esoterico, niente zero days. La parte di Beef Autorun Rule Engine purtroppo non abbiamo tempo, ma è una feature che ho implementato da diversi mesi in Beef, vi permette in pratica di fare catene di moduli,
quindi potete chiamare moduli in cascata oppure in modo sequenziale, e ti permette di fare giusto 30 secondi. Quanti cazzo, Se non riesci in 30 secondi. In pratica, ad esempio, volete fare un chain del bug che ti fa vedere l'indirizzo IP interno, cioè il web RTC bug su Firefox e Chrome che non è mai stato patchato, lo fate girare e poi in automatico chiamate un secondo modulo che prende come input l'output del primo, fate una scansione con JavaScript internamente e da lì poi cosa fate? C'è un albero che dice in pratica, a seconda del fingerprint, chiama il modulo appropriato per fare exploitation, che ad esempio fai un exploit di JBoss blind o Jenkins, tutte cose che sono remote command execution blind, che tu lanci e poi vedi se un po' se ti arrivano delle shell. Purtroppo non c'è la possibilità di bypassare, se non hai la possibilità di bypassare il same origin policy, non hai speranza di farlo blind. Niente, grazie di avermi ascoltato e se avete delle domande. Allora, una domanda, perché più di questo tempo non c'è, quindi adesso gli portiamo il microfono, faccio la valletta. Però la fiducia nell'umanità è stata azzerata dopo questo talk, cioè, già ce ne avevo poca prima, dov'è la manina che si era alzata? Ciao, io volevo chiederti invece una cosa, se hai un esempio in cui un vostro attacco non è riuscito, e qual è stata la cosa nodale che ha fatto sì che non riuscisse, cioè, quindi un caso di prestigio in cui sono riusciti a evitare il vostro phishing? Casi di prestigio, a volte c'era Mimecast configurato in modo super aggressivo, ad esempio la rete interna di NCC è configurata con Mimecast super aggressivo e spesso becca le cose che mando, ma dipende dai domini. Oppure altre volte, ad esempio, quando usi SendGrid e specifichi il from address, quello reale poi del messaggio SMTP, dipende da come è configurato il server SMTP del cliente, se tu specifichi un'email che non esiste, non arriva proprio la mail. Quindi lì a volte sono tutta una serie di evoluzioni che abbiamo fatto imparando dagli errori, oppure la roba di zip, a volte provavi e poi non sapevi che Gmail lo facevi sempre e poi a un certo punto stoppano. Anche lì impari, a volte pezzi di campagna sono fallite per questi errori tecnici, possono sempre capitare, ma se hai tempo è solo una questione di tempo. Altre domande? Tutto chiaro? Benissimo. Ah, ok. No, visto rapidamente, non farà stream col computer, lo sappiamo già, lo devi soltanto collegare. Non voglio metterci mani, sapete voi come In beef? Ah, i fish rules, ma questo sono sempre arrivate su Gmail. Solitamente Gmail viene usato, lo usiamo per fare debug se tutto funziona, non se bypassi il filtro di Gmail, anche perché sono molto permissivi con SPF DKIM, da quello che so. E comunque è molto semplice, semplicemente deleghi il DKIM a SendGrid. Quello, se usi Namecheap, sì. Se usi Godaddy purtroppo no, perché non hanno un API e devi scriverti un HTML scraper, che si può fare ma non è il massimo. Qualcos'altro? Okay. Sì? Registrare, scusa? Ah, senti, ho capito cosa vuol dire, sì, è un decoy, cioè una cosa per far tirare, diciamo, merda addosso a un'altra azienda a posto. Io poi, onestamente, sarebbe una cosa che fa uno che poi si occupa di difendere, non tanto di attaccare. Io queste cose qui non le faccio, sinceramente.